anche le forme dell'imperativo presente, attivo e passivo sono in parte atematiche. Consideriamo l'imperativo presente. Fer porta tu, la seconda persona singolare dell'imperativo presente, attivo, coincide con la radice fer. Ferte, portate voi, la desinenza te della seconda persona plurale si aggancia direttamente al tema senza la mediazione della vocale tematica. Per quel che riguarda la forma passiva dell'imperativo presente, notiamo che la seconda persona singolare passiva presenta la forma atematica, perché la desinenza re dell'imperativo presente passivo si aggancia direttamente alla radice senza vocale tematica, ferre, sii portato tu. Lo stesso discorso non vale per la seconda persona plurale passiva, dove compare la vocale tematica i, ferimini. Concludiamo con l'infinito. Ferre, l'infinito presente attivo, è una forma atematica perché la desinenza re propria dell'infinito presente si aggancia direttamente alla radice fer senza vocale tematica. Lo stesso fenomeno avviene per quel che riguarda la forma passiva ferri. La desinenza ri dell'infinito presente passivo, essere portato, si aggancia direttamente alla radice fer anche in questo caso.